Il cibo è cultura, storia di cibo e pubblici esercizi. Questo è il tema portante scelto dalla FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per la sua assemblea annuale svoltasi a Roma nella sede confederale di Piazza Belli. Una giornata dedicata alle eccellenze culinarie italiane che fanno parte della cultura e della tradizione del nostro paese e di tutti gli italiani. L'assemblea si svolge in un momento difficile, ha sottolineato il presidente di FIPE Lino Enrico Stoppani, mentre è in atto un cambiamento spinto dalla nuova governance politica che si scontra con una realtà fatta di numeri, regole, vincoli, interessi e resistenze e che quindi richiede un supplemento di responsabilità da parte di tutti i corpi intermedi. Difficile per tante situazioni, insomma, ma anche per quello che è ancora un contesto economico fatto di grandi difficoltà, di una politica che fa fatica, insomma, ad accompagnare quelle che sono delle politiche che vadano nella direzione di sostenere le imprese con interventi che certamente vadano nella direzione di aiutare sono le fasce deboli, ma che diano anche spunto e occasione alle imprese per fare di più e di meglio un lavoro, perché se c'è lavoro, se c'è crescita, poi ne arriva anche un effetto positivo anche per tutto il paese. Richiesta più importante che deve fare al governo? Beh, guardi, il principio, lo ripetiamo, lo dice spesso anche il presidente Sangalli su altri temi, ma è un caso trasversale per le categorie in commercio, che è quello di ripristinare il principio stesso mercato, stesse regole, perché se non si riesce a fare questo, è quello che poi ha detto anche il ministro in termini di abusivismo, di contraffazione, insomma, di anche concorrenza sleale, che fa male a un mercato corretto. Agricoltura, turismo e cibo sono la nostra quotidianità. E sono le eccellenze del nostro paese, come ha sottolineato nel suo intervento Gianmarco Centinaio, ministro delle politiche agricole e del turismo. Agricoltura, turismo e cibo. Sono tre parole semplici, semplicissime, sono la nostra quotidianità. Ebbene, noi usiamo tre parole che sono le eccellenze del nostro paese. Anche altro è eccellenza del nostro paese, penso alla tecnologia, penso alla cultura, penso all'arte, penso al fashion e al design, però quelle tre parole di cui ho parlato prima sono tre eccellenze molto più usate, molto più conosciute. Quando parliamo di agricoltura, turismo e cibo sono l'essenza di tutti noi, è l'Italia ed è quello per cui siamo conosciuti in giro per il mondo. Proprio per questo motivo io mi sono dato due obiettivi. Un obiettivo è quello di regolamentarlo il più possibile. L'Italia è il paese al mondo dove c'è più abusivismo. Nel momento in cui parlo di regolamentare, penso a atti concreti per andare a tutelare chi lavora in modo onesto. E poi, oltre alla lotta alla contraffazione, c'è la promozione. Nel corso del dibattito a più voci che ha caratterizzato la giornata sono stati presentati con il rapporto annuale sulla ristorazione dati inediti sul rapporto degli italiani con il cibo e sulle performance economiche del settore. 3 italiani su 4 preparano i pasti giorno per giorno, ma a pranzo si cucina sempre meno. Il 62,5% di chi pranza o cena fuori casa si gode il pasto più di quanto non riesca a farlo nelle mura domestiche. Sempre forte il legame con le tradizioni culinarie. Il 75% cucina piatti tramandati di generazione in generazione. Vince quindi la cucina tradizionale. Il 64,4% del campione intervistato si definisce conservatore. Si è svolta poi una tavola rotonda che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del critico d'arte Philippe Daverio, nella quale si sono approfonditi i legami del cibo con la spiritualità, l'arte, la letteratura, la legalità e la comunicazione. La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare la mostra fotografica Ciak si gusta, le eccellenze italiane, spaghetti, pizza, gelato ed espresso, i preferiti dalle celebrità di tutto il mondo. Una raccolta di 32 scatti fotografici che legano il mondo del cinema a quello del cibo all'italiana, curata da Igor Righetti.